di questo, qui è Mister che vi parla. Bentornati in questo nuovo video, benvenuti in un nuovo contenuto redazionale legato al famosissimo e celeberrimo draghetto viola Spyro the Dragon. Perché oggi, ragazzi, parliamo, come avete letto d'altronde dal titolo, delle 10 cose che forse non sai sul Spyro the Dragon. Se siete degli appassionati della saga di Spyro, sicuramente saprete che a novembre Toys for Bob e Activision rilasceranno la Spyro Reignited, scusate la pronuncia pessima in inglese, trilogy ovviamente, cioè la raccolta contenente la trilogia del simpatico draghettino viola. Quindi il nostro Mr. Geo ha colto al volo l'occasione per scrivere sul nostro sito www.wania.it le 10 cose che non sai, che forse non sai su Spyro the Dragon. Trovate l'articolo in descrizione se volete leggerlo, altrimenti rimanete qui e ascoltate tutto il video. Tutti conosciamo perfettamente l'aspetto e il nome di Spyro, un piccolo e simpatico drago delle terre dei draghi delle scaglie violacee. Non tutti sanno che però Insomniac Games in principio aveva pensato a ben altro. Il nome originale del personaggio era infatti Pit ed era stato concepito come un drago di colore verde. Peccato che, al momento dell'inizio dello sviluppo del gioco, gli sviluppatori si resero conto che la vasta presenza di terreni erbosi impediva un netto riconoscimento del protagonista, che si ritrovava ad essere verde su uno sfondo prevalentemente verde. Dunque, si cambia tutto, dal nome in seconda battuta Pyro e solo successivamente Spyro, al colore, che diventa viola. Non molti sanno che vari livelli dei giochi originali di Spyro sono ispirati a grandi film. Le architetture di Cliff Town, ad esempio, sono ispirate ai film di Star Wars. Il mondo dei domatori, sempre nel primo Spyro the Dragon, è invece ispirato ad Apocalypse Now. Sono inoltre presenti altri riferimenti ad opere popolari come Indiana Jones. Ci fu spazio anche per l'amore, in una delle tante storie dedicate a Spyro. Nella trilogia di Legend of Spyro, che aprì i battenti dopo il successo di Spyro e Hero's Tale e che rivoluzionò la serie, Spyro è infatti innamorato di Cinder, una giovane dragonessa con la quale inizierà una relazione al termine dell'eliminazione di Malefor, il super cattivone di turno. Avranno vissuto felici e contenti? Forse, perché dopo la conclusione della trilogia Spyro venne di nuovo rivoluzionato e gettato nella mischia degli Skylanders. Spyro non sa volare, ma possiede l'abilità di planare, il che gli permette di raggiungere aree altrimenti inaccessibili per un personaggio incapace di farlo. Non molti sanno che Insomniac Games, per sviluppare una planata il più realistica possibile, si affidò ad uno scienziato della NASA, specializzato nel lancio dei missili. Questo scienziato spiegò il suo allenamento e i trucchi del controllo in volo, il che ispirò appunto la planata che tutti conosciamo. Nel corso di un crossover su Game Boy, una delle più grandi icone della prima PlayStation si incontrarono per salvare insieme il mondo. Spyro e Crash Bandicoot furono infatti protagonisti dei due titoli della serie Fusion, nella quale i due unirono le loro forze per contrastare le più grandi nemesi, Ripto e il Dottor Neo Cortex. Sarà proprio Spyro ad occuparsi dello scienziato, mentre Crash se la vedrà con il villain di Spyro 2, Ripto's Rage, e Spyro Enter the Dragonfly. La trilogia originale di Spyro non è solamente un grande esempio di platform 3D di qualità, ma anche di quantità. Insieme, i tre giochi contengono oltre 100 livelli da completare, numeri che i principali rivali dell'epoca sullo stesso modello, come Super Mario 64 e Banjo-Kazooie, si immaginavano solamente. Spyro non ha condiviso con Crash Bandicoot lo status di icona dei platform e la serie Fusion, ma anche un triste destino. Certo, i giochi usciti dopo l'abbandono di Insomniac Games, che su PS2 si dedicò a Ratchet & Clank, sono generalmente superiori di qualità a quelli del marsupiale arancione, ma il declino del draghetto viola iniziò proprio col quarto capitolo della serie, che ne affossò la popolarità. Enter the Dragonfly fu una specie di disastro, e Hero's Tale non riuscì, nonostante ottime intuizioni, a risollevare le sorti. Stessa cosa dicasi per la trilogia reboot The Legend of Spyro, con il risultato che il draghetto che godeva ancora di una discreta popolarità venne sfruttato per lanciare il nuovo franchise di Skylanders ad opera di Toys for Bob. I stessi sviluppatori, che dopo diversi anni di successi si sono visti chiudere la serie, sono stati incaricati da Activision di restaurare la trilogia classica. L'operazione avrà successo? Torniamo a parlare del concept originale di Spyro. Vi abbiamo già detto che in origine il personaggio si chiamava Pit, che risultava essere di colore verde.
C'è però un altro dettaglio, che venne modificato solamente a sviluppo iniziato e che modificò radicalmente il protagonista. Spyro era infatti in origine un drago adulto. Gli sviluppatori cambiarono però idea pensando al target principale del gioco, i bambini, che avrebbero accolto molto più facilmente un draghetto giovane e ribelle rispetto al concept iniziale. Nel corso delle sue avventure, Spyro ha affrontato moltissimi nemici, alcuni dei quali in più occasioni. Gymnastic New York, la maga, Malefor e così via. La sua nemesi è però certamente Ripto, un fastidioso essere malvagio di colore rosso che ritroviamo più volte nella storia del draghetto. Vi siete mai chiesti da cosa deriva il suo nome? Ebbene, il nome Ripto venne scelto dagli sviluppatori a causa del logo giapponese di Spyro. Il logo orientale del gioco riporta infatti una dicitura molto particolare che assomiglia ad una parola dei caratteri occidentali e che se letta risulta essere proprio la parola Ripto. Insomma, Spyro e Ripto non possono fare a meno l'uno dell'altro. Stewart Copeland, dei The Police, compose l'intera colonna sonora della trilogia originale con amore ed edizione, provando e riprovando ogni livello più volte per capire se la musica si adattasse. Se avete amato i brani di Copeland, sarete sicuramente felici di sapere che il compositore tornerà anche nella Reignited Trilogy. Del resto, squadra che vince non si cambia. Ebbene sì ragazzi, squadra che vince non si cambia. Queste erano le 10 curiosità sul Spyro the Dragon che forse non sapevate. Anzi, fatemi sapere nei commenti cosa sapevate e cosa non, e se siete appassionati della saga e da quando la giocate, da quanto tempo anzi la giocate. Ragazzi, con questo video è davvero tutto. Vi ricordo che se vi è piaciuto e se vi ha fatto strappare anche un mezzo sorriso, lasciate un bel like ed un commento e fate complimenti ovviamente al nostro Mr. Geo, che si è dedicato totalmente da solo alla scrittura di questo articolo delle 10 cose che non sai su Spyro the Dragon. Scusate per la pronuncia di Reignited, non so come si pronunci la trilogia. Comunque sappiamo che uscirà a novembre e tutti noi la giocheremo. Ragazzi, con questo è davvero tutto. Vi ringrazio per la visione, tante mani per tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.